Ciao a tutti amici, benvenuti al nuovo 360, videocamera nuova. Ho pulito anche il vetro, voi direte, bella merda, non si vede niente. Ma perché c'è riflesso? Aspetta che iniziamo con il radio show della settimana. Allora, radio merda. Io metto sempre i nomi così, perché non c'ho voglia di scrivere, poi quando vado arrivo al lavoro metto i tag, le cose. Comunque, non sono iniziati cose di oggi, questo è solo un video, introduzione alla nuova videocamera. Se volete vedere altri 360 venite sul mio canale USA 360 VR, che metterò nella descrizione, che c'è già nella descrizione, però ve lo farò meglio. Allora, parliamo della videocamera. Dopo in... Oh, qua non siamo partiti. Allora, c'è da dire che questo incrocio qua, uno può dire è la precedenza, beh, la precedenza ce l'aveva lui perché arrivava da destra, ma ammesso e concesso che l'avessi io, l'aveva sempre lui, perché questo è un incrocio un po' cioè tipo è lui che sta dalla parte del giusto e io che mi sto immettendo in uno svincolo. Comunque, chi arriva lì, che non ha sicuramente capito come funzionano ancora le precedenze, si ferma sempre perché non sa che ce l'ha lei, che ce l'ha lui, non so. Guarda, due avvoltoi, simbolo di sventura. A proposito di sventura, ieri siamo andati. Ah, amici della radio, mi sono deconcentrato perché sto provando la nuova videocamera 360 che registra in 4K. E voi direte: ma cos'è sta merda? Tutta. Allora, il 4K è il video grande, quello tutto insieme, no? Poi quando va a 360 è ovvio che non è 4K, magari è quasi quasi al limite, siamo a 720p adesso. Però diciamo che ci sarà un po' più di miglioramento dall'ultima. Comunque, diciamo che in futuro compreremo quella a 8K e allora quando ci sarà l'8K allora si chiama. Comunque, non facciamo video lunghi perché non dice qua. Ah, ecco. Questa, anzi no, facciamo il bel video lungo da 20 minuti, 4K 360, vediamo quanti giga sono, perché ieri ne ho fatto uno da 5 minuti ed era 2 gigabyte. Cioè, perché poi non è tanto quello, ma il tempo di renderizzare il video ci mette l'impossibile. Fortunatamente questa videocamera, a differenza della precedente, si possono renderizzare i video anche dal computer, quindi non devi tenere il cellulare acceso 47 minuti, piuttosto che anche la videocamera. Quindi ieri uno ci ha messo un sacco di tempo e poi uno che pensavo che ci mettesse di più ci ha messo poco, forse perché stavo spattaccando altre cose. Comunque non ho capito se questo è il lato giusto o è l'altro lato giusto. Il lato frontale, vabbè, vabbè. Amici che ci seguite in radio, se avete delle domande, fatele. Comunque, guarda, un Audi A7. Sai che roba in Italia, sai quante ne vendiamo? L'Audi, sì, niente di che, lascia un po' il tempo che trova. Magari in California sicuramente l'Audi. Da noi va il pick-up. Va bene. Ah, un albero caduto. Uragano. A proposito di uragano, vabbè, dai, non vi parlo della videocamera perché l'ho già parlato ieri sul video, guardatevi il video se vi interessa. Parliamo cose di oggi extra straordinario. Breaking news, sta arrivando l'uragano Maria. Ma Maria è un nome da presepio, ma non si può chiamare così. Io gli avrei messo un bel nome tipo Kevin. Senti la possenza. Kevin, distruggi tutto! Kevin, vieni qua! Che film è? Invece no, Maria! Arriva Maria! E in Florida finalmente arriva la Maria! Uragano! Allora, a grandi linee, da come si guarda, siccome sta vedendo adesso, sta prendendo la stessa traiettoria di Irma. Quindi passerà dai Caraibi, da Porto Rico, è praticamente già uragano 1, quindi quando arriva nei Caraibi sarà uragano 3,
e quindi potrebbe andare su, potrebbe andare nel golfo, non si sa, non si sa. Però speriamo che passi da Jacksonville stavolta. Quindi stavolta io YouTube lo sfondo, altro che 4.000 visualizzazioni, vogliamo fare 20.000. Quando l'uragano passa sopra casa mia, che camera 360, si vede proprio il momento che il tetto si scoperchia. Adesso veramente tutti a dire io voglio americani le case. Guarda, voi non ho visto un tetto a Jacksonville che si è scoperchiato, e devo dire che i venti non erano leggeri, eh? Un sacco di alberi abbattuti, ma venti. Anche perché tipo a Key West hanno appunto detto che dopo l'uragano l'uragano Andrew, che fu nel lontano, non lo so, mi sembra prima degli anni 2000, da lì in poi la gente che costruisce le case americane, legno, sì, il cartongesso, non sono i muri nostri, quelli che crollano nei terremoti, non sono quelli, però hanno iniziato ad usare molte tecniche anti-uragano, e infatti tutte le case nuove che erano, no, Key West necessariamente no, perché Key West è proprio dove era l'uragano 4, però forse a Miami facevano vedere, o non so, Tampa, facciamo vedere che c'erano tutte le case quasi intatte, no? E però delle case vecchie tutte distrutte. E lì hanno fatto vedere, vedete qui la differenza. Ok, siamo dentro un ingorgo. Allora, siamo a 5 minuti, quindi siamo a buoni 2 GB di filmato. Comunque, questo è bello, questo è bello. Adesso vi voglio raccontare anche... Guarda, guarda che bella cisterna. Questa qui, io spero che qua dentro ci sia tipo, so, azoto liquido. Che l'azoto liquido è il mio materiale preferito. Quando si spacca la cisterna, tutti frizzati. Ovviamente Terminator 2, no? Bella, bella la cisterna. No, fare questi video a 360 è un po' troppo. Non è proprio user friendly. Non dico per me, da parte anche vostra. Perché io ieri volevo vedere il filmato che ho fatto, no? Che è 12 minuti è venuto 6 GB, no? Quando l'ho renderizzato tutto quanto, no? È solo che YouTube di norma ti dà la qualità in automatico, non ti vuole far vedere quello K. Dove dovete andare su Quality, mettere 4K, che non c'è proprio la scritta in 4K, c'è scritto 2100 qualcosa, no? Dovete mettere quello. Poi dipende un po' come fa il vostro cellulare. Comunque a me, io non so se è la mia connessione o anche l'iPhone 6 che è un po' vecchio, non lo so. Comunque io non riuscivo a visualizzarli molto bene. Sì, riuscivo per un po', ma poi dovevo bufferare, io non so, abbiamo una linea a fibra ottica e deve bufferare un video che manco in... non lo so, boh. Però stavo pensando, cioè dal computer va veloce, ho capito, va... come minimo va a 100 megabits, no? Però dal cellulare non riesce mai a arrivare a 100 megabits, ma c'è una limitazione che io adesso non so. Cioè, di solito adesso non ho fatto la prova. Ecco, ciao Simon! Simon Le Bon abbiamo, dal Texas. Buongiorno, qui a Sant'Antonio, ore 8:48. Da noi sono le 9:48. Ma a Sant'Antonio io sono stato, c'è l'Alamo e ci sono tutte fiumiciatole che...